Rosa bianca, ali d'amore, numero 14, racconti vari. Era il mese di giugno del 1995. Dopo un ricovero in ospedale durante il periodo di convalescenza, decisi di leggere il libro di Remo Lulli, Gustavo Roll, Una vita di prodigi, che raccontava le opere straordinarie del famoso sensitivo torinese trapassato nel 1994 a 91 anni. Ritornato a casa, dopo aver acquistato il libro, mentre lo tenevo ancora in mano e stavo pensando a quando avrei iniziato a leggerlo, sentì la voce di Roll. Mi parlò a lungo, spiegandomi che molte persone lo ricordavano per i suoi esperimenti, mentre davano poco valore all'aspetto spirituale dei suoi fenomeni e allo spirito in generale. In effetti, scoprì in seguito che l'aspetto spirituale dell'esistenza terrena è sempre stato al centro dei suoi pensieri, dando luogo ad una ricerca continua che lo ha portato a vivere esperienze eccezionali. Durante la lettura del libro ebbi molti colloqui con lo spirito di Roll. Desidero riportare quello che ritengo il più significativo. Ero immerso nella lettura quando all'improvviso sentii Roll che mi poneva una domanda. Se tu vedessi un uomo girare per la strada senza pelle, quale sarebbe la tua reazione? Che impressione, mi venne spontaneo rispondergli. Certo, il fatto è davvero impressionante, aveva sottolineato l'entità, perché l'occhio umano non è abituato a vedere certe realtà ed il cervello subirebbe un trauma. Eppure, sotto la pelle ci sono tanti organi vitali che fanno parte della natura. Giusto? Perché dunque impressionarsi di una simile visione? In effetti, tale visione creerebbe traumi alla maggior parte delle persone. Tuttavia, per scelta di vita, vi sono alcuni uomini che hanno un approccio diverso con il corpo umano e sono arrivati a conoscerne i segreti più reconditi. Nella società odierna, poche sono le persone che hanno la forza interiore per affrontare la visione dello spirito, eppure esso fa parte della natura. A mio parere è necessario acquisire un buon equilibrio interiore e raggiungere l'esperienza indispensabile per avvicinarsi a questa realtà. Una profonda serenità d'animo è importante se si vuole iniziare ad operare sullo spirito. L'uomo ha la potenzialità per agire su diversi livelli dimensionali, ma solamente certe persone hanno dimostrato di avere un grande desiderio interiore per la ricerca della verità, oltre alla capacità di superare certe barriere degli occhi e della mente. Ritengo che il paragone fatto da Roll calzi a pennello. Organi e spirito sono dentro di noi. L'uomo deve imparare ad affrontare e approfondire la conoscenza di questi aspetti della realtà per poter amare ed avvicinarsi con naturalezza a questa nuova prospettiva. Forse non è un caso che molti medici sono atei, avendo rivolto troppo lo sguardo da una sola parte. Mentre stavo concludendo la lettura del libro, Roll intervenne, consigliandomi di non insistere con coloro che non credono alla realtà dello spirito e dell'aldilà. Mi spiegò che non possiamo costringere le persone ad affrontare problematiche di cui non sono ancora in grado di comprendere l'essenza. Gli uomini devono maturare prima di poter capire a fondo certe verità. In quell'occasione mi confessò di essere stato molto amareggiato per avere dovuto scrivere delle lettere a un quotidiano in cui evidenziava la genuinità del suo operato, dopo che era stata messa in discussione la sua buona fede da qualche giornalista. Il valore del discorso fattomi fu evidente quando arrivai con la lettura agli ultimi capitoli del libro, dove venivano trattati temi come la scienza
non può ancora analizzare lo spirito. Questa esperienza di contatto con il grande sensitivo è stata molto istruttiva. Ancora oggi sono molto riconoscente a Roll per avermi dato ottimi consigli durante i nostri colloqui. Ho cercato di farne tesoro, poiché li ho sempre ritenuti estremamente validi per la mia crescita spirituale, nonché per aiutare le altre persone ad iniziare il loro cammino verso Dio e per avvicinarsi a comprendere la verità.